importante ricordarci non solo durante le feste che c'è chi ha più bisogno di noi e che siamo un'unica comunità, un'unica città. E quindi è bello che il comune, la mostra abbiano organizzato con tutte le associazioni di volontariato e quant'altro una un'iniziativa del genere. La prima volta che a Pasqua condividiamo il pranzo, un pranzo della solidarietà, con tante persone che hanno la voglia, il desiderio di stare insieme agli altri, di condividere quindi anche questo periodo particolare dell'anno, e tanti, tantissimi volontari che hanno voluto donare il loro tempo e quindi anche la loro vicinanza, essere vicini a tante persone che spesso sono sole. Qui la mostra d'Oltremare già abbiamo condiviso un momento importante, quello del 24 dicembre. Il 24 dicembre abbiamo condiviso con tanti volontari, con tante persone senza dimora, ma anche tante persone che magari erano in solitudine e che quindi hanno voluto condividere con noi questo momento di Natale. Non tutti sappiamo e non tutti vogliamo sapere che ci sono situazioni molto molto lontane da noi, dove c'è povertà, dove c'è strada, dove c'è tanto tanto disagio. E quindi io mi ritengo una fortunata come tanti di noi. Fare del bene, sprecare un po' di tempo per gli altri, penso che non ci levi niente nella vita del quotidiano. La mostra d'Oltremare fa tante cose, è vocata a fare tante cose, quindi non solo fiere, non solo congressi, non solo eventi sportivi, ma anche eventi, diciamo, di questa natura che permettono a tutta la città, tutta, senza escludere nessuno, di poter vivere questi spazi. Sono arrivate non proprio 1000 persone, ma oltre 600 persone da tutta la città, da tutti i luoghi della città. Tramite l'unità di strada sono state portate a destinazione, quindi non c'è niente che è rimasto in mostra d'Oltremare come cibo. Ogni sforzo è arrivato a buon fine per le imprese che ci sono state vicine, perché senza di loro questo non sarebbe stato possibile. Le associazioni, il comune, le municipalità, tutti hanno potuto contribuire. Tante donne, tanti uomini, la mostra d'Oltremare, i volontari, il comune, le associazioni, davvero tutti, nel segno di una Napoli con un cuore grande e una grande umanità. Sono segnali, certo, che non risolvono i problemi della povera gente, ma noi ce la mettiamo davvero tutta per stare vicino a chi soffre. Anche io stamattina volevo dare un segnale forte.